È ormai tradizione che all'inizio dell'autunno Fossombrone ospita il raduno delle 500 e auto d'epoca. Siamo all'undicesima edizione. Qual è il programma della giornata? Il professor Graziano Bacchiocchi, il promotore e organizzatore dell'iniziativa. Il programma è molto semplice. Stamattina partiamo circa alle ore 10 per un viaggio in un'altra città. Andiamo attraversando Sant'Ippolito, Barchi, Orciano, Mondavio. Arriviamo al paese di Mondavio, che là c'è il sindaco, il vice sindaco ci attende e poi ci spiegano i vari loro prospettive turistiche eccetera. Poi da lì ripartiamo con la dovuta calma, con le macchine 500 e auto d'epoca, attraversiamo Schiepper per Pagliari, cantina Pagliari Montefelcino. Di poi, subito, perché a due passi, il Torchio, e lì facciamo pranzo, ballo e divertimento vario. 11 anni fa, come è nata questa iniziativa? È nata l'idea perché, avendo io una 500 del 1967, la F, rimessa a posto sui 20 anni fa, dopo 26 anni di fermo, è stata ferma in garage, ho ripreso l'idea e dopo qualche anno, trovando il mio amico meccanico Luano Sorcinelli di San Costanzo, abbiamo pensato di perché non fare un raduno di 500, ce n'è in giro, noi andiamo dagli altri raduni, ne facciamo uno dei nostri, è venuto fuori ed ha preso piede anche va. È importante che a Fossombrone si vivacizzi anche con queste iniziative. Allora, Fossombrone è una città ricca di eventi, proprio grazie a persone come il professor Bacchiocchi, che grazie alle associazioni riescono a mettere in campo una serie di manifestazioni che danno lustro e soprattutto promozione turistica alla città di Fossombrone. Andranno a Mondavio, una città che ha molte cose in comune con Fossombrone, tra cui la Rocca, no? Quindi anche perché in futuro l'obiettivo è creare questo circuito delle Rocche e soprattutto delle Rocche ideate da Francesco Di Giorgio Martini, che devono diventare un vero e proprio patrimonio UNESCO, non per la nostra provincia ma per l'intera, per l'Italia, ma a livello europeo. Probabilmente senza Luano questo raduno non ci sarebbe. Come è nata questa intesa con Bacchiocchi, Luano Bacchiocchi? Abbiamo iniziato per scherzo 11 anni fa. Pian piano abbiamo sempre continuato per stare insieme con gli amici, per rispolverare tutte queste vecchie macchine. Questo a 500, fascino intramontabile, macchina indistruttibile? Sì, un po' di manutenzione però ti porta dappertutto. Non c'è il problema dell'elettronica, niente, è tutta meccanica. Quell'elettronica adesso è un problema, invece queste qui con un filo di ferro e un cacciavite si cammina sempre.